Parlare di Gubbio per i bianconeri di Lorenzo Bernardi, poi il grande appuntamento con la Supercoppa e con la semifinale contro Trento a Civitanova il 7 ottobre. Elena Ballerani. Proseguono gli allenamenti pomeridiani al Pale Evangelisti con la formazione ormai quasi al completo. Manca solo Aaron Russell, per il quale si dovrà aspettare ancora la prossima settimana. Il martello americano tornerà a Perugia dopo aver completato gli impegni con la sua nazionale. Dopo l'arrivo di Massimo Colaci e James Shaw, lo staff tecnico sta insistendo molto sulle dinamiche di gioco e gli schemi in campo. Dopo il test con Siena, ancora più importante sarà in questo senso il quadrangolare di Gubbio, spirito di squadra, un evento che unisce il volley di massima serie alla solidarietà, in memoria di Francesco Rampini, giovane pallavolista eugubino scomparso nel settembre del 2012. Appuntamento sabato e domenica prossimi, 30 settembre e 1 ottobre, presso la palestra polivalente di Gubbio. Alle 15 si giocherà la prima partita tra Azimut Modena Volley e Tonno Callipo Vibo Valencia. A seguire, con fischio d'inizio alle 18, scenderà in campo la Sirsef Ticonad Perugia, che incontrerà Latina. Domenica 1 ottobre alle 15 la finale per il terzo e quarto posto e alle 18 la finale per il primo e secondo posto. Siamo il torneo di Gubbio, sarà un bel test perché ci sono quattro squadre di Serie A e quindi quello ci potrà già dire un minimo, diciamo così è. E poi la Supercoppa, quella che sarà, diciamo, il primo torneo del campionato il giorno 7 e 8. Io penso, ecco, che ci presentiamo sereni perché ho visto la squadra, diciamo, che è cresciuta in quelli che sono i giocatori e il gioco. Vediamo un attimo, ecco, finché si allena va tutto quanto bene, poi come si fa sul serio con il consenso, diciamo, degli avversari, che bisogna dichiararsi ottimisti o meno, ecco. Come ha rivelato il presidente Gino Sirce ai nostri microfoni, scatterà un vero e proprio esodo di 600 tifosi bianconeri verso l'Eurosuole Forum di Civitanova per il primo appuntamento della stagione. La semifinale d'esordio avrà un sapore particolare soprattutto per il neo Black Devils Massimo Colaci, che scenderà in campo contro Trento, la sua ex squadra.